Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntata dal colore letterario. Oggi parleremo del secondo podcast di una serie di tre puntate della storia della fantascienza. Una breve e rapida sintesi dei punti più salienti di History of Science Fiction di Adam Roberts. Un aspirante autore, neoautore, autore navigato, semplice appassionato di fantascienza, è imprescindibile conoscere a grandi linee la storia e l'evoluzione del pensiero umano nella dimensione della fantascienza. Possiamo rappresentare, ossia sintetizzare, le correnti alias etichette di fantascienza in quattro tipi dal 1929. Fantascienza classica, dell'epoca d'oro delle pulp mags, racconti speculativi ed immaginari che spaziavano dal genere fantasy o weird fiction oppure hard sci-fi. In particolare la linea editoriale di Hugo Gernsback in Wonder Stories e poi Amazing Stories ebbe a fondare la hard sci-fi. Racconti speculativi in cui il timing della favola era scandito da una legge fisica o chimica, biologica o da un'innovazione tecnica, eccetera. Insomma, il retroterra della favola era sempre una solida realtà della scienza. Da questa linea editoriale di Hugo Gernsback di Hard Sci-Fi ebbe poi a nascere per spin-off basandosi su una speculazione astratta che avrebbero potuto esistere leggi fisiche non ancora note, e questo ebbe, diciamo, a creare un nuovo genere di fantascienza, la fantascienza di lungo periodo, in cui gli autori solitamente immaginavano astruse o impossibili leggi fisiche che non erano ancora note alla scienza, e quindi queste leggi fisiche avrebbero potuto disegnare tutto un universo oppure un mondo completamente diverso, perché vigenti solo in partizioni dello spazio siderale ben distante da noi oppure in galassie lontane. Gli autori di fantascienza lontana presero poi a creare ucronie scientifiche per il mondo dei lettori sulla Terra, in cui gli autori delle ucronie scientifiche immaginarono anche della tecnologia black box, di cui non ne spiegavano mai il funzionamento, ma l'espediente letterario permetteva, come nel fantasy, di risolvere situazioni che sarebbero state impossibili, per cui la sospensione di incredulità della fantascienza lontana quanto il fantasy si fondeva praticamente sullo stesso meccanismo. Nell'epoca d'oro della fantascienza, sino al termine della Seconda Guerra Mondiale, oppure sino ai primi del 1950, si possono riconoscere fantascienza hard sci-fi fondata dalla linea editoriale di Hugo Gernsback, fantascienza di breve periodo, un genere ibridato tra l'hard sci-fi e la fantascienza lontana, con la presenza di leggi fisiche non ancora note ma non in contrasto con i dettami generici della scienza nota sino a quel momento. Fantascienza di lungo periodo, composta da leggi fisiche inventate e non note, oppure vigenti sono illimitate porzioni dello spazio di galassie lontane, con tecnologia black box, in cui, diciamo, la tecnologia black box, come la magia, generava narrazioni speculative in cui la sospensione di incredulità era indistinguibile da quanto era richiesto ai lettori di fantasy. Le ucronie, utopie e distopie erano un colore in più che si poteva aggiungere alla favola assieme ai vari tipi di fantascienza appena evidenziati. Questa classificazione rimase più o meno costante sino al termine della Seconda Guerra Mondiale, al massimo fino al 1950. Ecco, dopo il 1950 e in modo ampio e diffusivo dal 1960 fino al 1970 ebbe a diffondersi la corrente della New Age, che destabilizzò il mondo della fantascienza classica. La fantascienza New Age non è propriamente fantascienza, ma è una narrativa mascherata e metaforica.
vero tema della New Age non è lo speculare del futuro, ma parlare di temi e problemi sociali del presente del 1950 e del 1960 e per estensione anche del presente di un lettore futuro, camuffando però tali temi dentro ad un contesto futuro di cui però non esiste nessuna legge scientifica che dia il timing alla favola. Quindi temi come omosessualità, malattie mentali, temi della guerra, dittature della maggioranza, società ed istituzioni totalitarie, libertà di pensiero e libero arbitrio, libertà religiose, oppressione dei deboli, situazioni dello sfruttamento dei lavoratori, integrazione di immigrati, uso libero di sostanze psicotrope e stupefacenti, prostituzione e pornografia, sesso libero e sfrenato. Sono alcuni temi dei temi tipici della New Age che però non trovò una buona accoglienza nei lettori. I lettori di libri smisero di acquistare libri, smisero di acquistare testi di fantascienza New Age che prese un profilo di fatturato, un profilo declinante in quanto i temi scabrosi trattati non erano graditi, diciamo, ai lettori. Inoltre la concorrenza di nuovi media come televisione, cinema, film, telefilm e serie TV che invece proponevano dentro ad altri mass media una fantascienza più tradizionale ed aderente ai gusti dell'epoca d'oro delle pulp mags con una crescente qualità degli effetti speciali, ebbero quindi a catalizzare l'interesse degli utenti. Tra gli esponenti della New Age si ricorda autori come Philip K. Dick, Ursula Le Guin, Brian Aldiss e Ballard. Dopo il 1980 ebbe a nascere il cyberpunk, questa corrente di pensiero nella fantascienza portò alle estremizzazioni degli impatti che la tecnologia della NASA, che aveva permesso lo sbarco sulla Luna, ebbe poi a produrre in termini di beni durevoli ed elettronica di consumo. PlayStation, home computer e tutto il mondo dell'informatica che dal 1980 iniziò a circolare nelle case delle persone con computer ad 8 bit, 16 bit, 32 bit ed oltre. Quindi interazioni tra uomo e computer, impianti bionici negli arti e nella testa, mondi virtuali della realtà 3D che erano disegnati sui monitor divennero per gli autori del cyberpunk nella loro immaginazione mondi paralleli, utopie, distopie, antimondi digitali o iperdimensionali. La trascendenza dell'uomo della macchina, la macchina con intelligenza artificiale, un termine coniato proprio ad hoc dopo il 1980. Intelligenza artificiale che diventava umano. Ecco, questo tema, a dire il vero, era già presente nelle radici di fantascienza, ma erano i robot pensati come dispositivi elettromeccanici che si umanizzavano, dove gli autori di fantascienza classica non poterono immaginare l'elettronica, ma intuirono il punto di caduta dell'interazione tra uomo e macchina, immaginando guerre tra macchine e uomini e umanizzazione dei robot, viaggi verso pianeti nel sistema solare e colonie nello spazio, mondi distopici ed utopici dove la tecnologia onnipresente normava, regolava e controllava l'essere umano. Anche qui questi sono temi del dominio cyberpunk. L'incontro nello spazio con il metafisico e le speculazioni di Solaris sono altri esempi di cyberpunk. Oggi la fantascienza è una narrativa di genere con un segmento di mercato molto piccolo. L'unica pulp mag che è sopravvissuta è Analog, che però ha sempre tenuto una linea editoriale hard sci-fi, restando molto distante e completamente fuori dalla New Wave. Nel mondo dei videogiochi ebbe, diciamo, a uscire fuori il personaggio Halo, il protagonista del videogame per mano della Microsoft, invase il mondo dell'editoria con libri, oltre che videogiochi e merchandising, ed ebbe un grande successo. Per quanto non abbia mai conquistato Hollywood, ma solo produzioni multimediali per internet, e il totale del volume del fatturato del brand Halo non è paragonabile con il grande successo del fantasy di Harry Potter, ad esempio. Il cinema domina la fantascienza, così come le serie TV. Il cinema, un'ipossia di idee, ricicla personaggi dei fumetti e l'unica vera novità di fantascienza
che ebbe a generare un grandissimo successo fu Stargate, da cui i canadesi, acquisendo i diritti, produssero in modo autonomo da Hollywood il serial TV Stargate SG-1, che fu il serial TV più lungo e di successo nella storia delle produzioni di fantascienza. Il serial TV era ambientato ai tempi contemporanei dei telespettatori, ma il segreto militare manteneva in vita la sospensione di incredulità del telespettatore, che poi finiva per spaziare in un'ucronia di fantascienza. Un grande successo ebbe Harry Potter e tutto il fantasy che ebbe a tirarsi dietro, un successo di fatturato e di libri e anche di film che fu davvero enorme, non paragonabile per misura nemmeno con Halo. Libri, film, merchandising di Harry Potter e di tutto quello che ebbe a tirarsi dietro Harry Potter, con il fantasy targetizzato per un mercato di bambini o di adolescenti, a cui seguì appunto l'allargamento del segmento del fantasy ai danni di tutti gli altri generi di fantascienza che ebbero a contrarsi. Moderato successo ebbe a ritagliarsi il ritorno in versione romance della weird fiction con vampiri e storie d'amore per adolescenti. Per il momento la fantascienza di oggi resta un pentolone eterogeneo che ribolle di tante narrazioni eterogenee, dove la strategia delle ibridazioni non è più sufficiente a garantire un qualche successo editoriale. Il mercato editoriale è lo spazio di fatturato più piccolo della fantascienza, mentre nei videogiochi, cinema, serie televisive, la fantascienza dilaga e si declina in ogni tipo di sottoinsieme e narrazione. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.